Salute a tutti, buon sabato, London One Tour. Oggi siamo in uno dei parchi più belli, a mio avviso, di Londra, Holland Park. Un parco dove se si alza lo sguardo verso il cielo si possono incontrare anche animali particolari e molto belli, come un peacock, o meglio ancora un pavone. Eccolo qua. Guardate che bello. Ed è un po' una delle caratteristiche di questo parco, girare ed incontrare pavoni o animali che stanno insieme alle persone, ormai si sono abituate. Mi trovo, come ho detto, a Holland Park. Vi consiglio di venire, c'è cioè l'uscita della metro proprio Holland Park. Tra l'altro in questa zona a pochi metri c'è la scuola italiana, la SIAL, proprio dove le famiglie di italiani possono mandare i loro bambini a scuola, perché si parte dall'asilo, primary school, e le scuole e le classi successive. Vedete, ancora qui nel parco si possono incontrare camminando i peacock. Guardate che bello, per la gioia dei bambini ma anche degli adulti. Un parco, dicevo, molto bello, in una zona ovviamente per ricchi, Holland Park. Tanto vi voglio far vedere queste meraviglie di pavone. Mi guarda come dire: cosa vuoi da me? Lo so. Vi faccio vedere proprio da vicino. Guardate la bellezza di questo. I colori che si sposano molto con i colori dell'autunno, della natura. Allora io oggi ho detto: vabbè, li porto a fare un giro in questo bellissimo parco. In questa zona da ricchi, qui c'è la casa di David Beckham, una delle case di Madonna. Insomma, qui le case possono costare 1 milione, 2 milioni, 3 milioni di sterline, se le vuoi comprare, naturalmente. Ma gli affitti non sono da meno: 1000 sterline al mese, 2000, 5000 sterline al mese, a seconda della tipologia di casa. Quindi, per farvi capire che è una zona molto bella, però il parco è gratuito, almeno quello, allora noi possiamo venire. Ed è uno dei tanti parchi di Londra. Ci sono Green Park, Hyde Park, Kensington Park, Vauxhall Park. Questo non lo so, questo è particolare perché è un po' fuori, diciamo, al centro di Londra. Qui siamo tra Notting Hill e Shepherd Bush, ed è apposta disegnato, secondo me, per i bambini. Ci sono due aree per giochi, ci sono due aree anche per gli adulti, con campi da tennis, un mini campo da golf. Insomma, uno dei parchi forse poco noti, o per i turisti che vengano a Londra non vengano forse in questa zona, perché rimangano nel parchi centrali, appunto come Hyde Park o vicino a Buckingham Palace. E invece qui ci sono anche dei temi a dei giardini a tema. Per esempio c'è il tema giapponese, c'è l'area di meditazione. Vedete come sono anche curati questi parchi. I parchi sono un po' i grandi polmoni di questa immensa signora che è Londra. Senza i parchi probabilmente Londra non sarebbe Londra. Ogni parco ha un suo modo, un suo stile. Vedete, c'è anche chi viene qua il sabato per giocare a scacchi, un gioco, non so se a voi piace, a me affascina molto. Ovviamente tutte le attrazioni che sono all'interno del parco sono completamente gratuite, ovviamente, per far rilassare le persone dopo una settimana di stress o dopo quello che è successo della pandemia. Vedete, ci sono questi labirinti. Il sole forse non so se riesce a farvi vedere, ma cercherò di fare il possibile. Ci sono questi labirinti in cui però non ci si perde, perché ovunque tu ti giri c'è sempre un punto di riferimento, un qualcosa che ti fa apprezzare di essere
in questo parco. La cura è inutile che stia a sottolinearla, perché è una caratteristica, la cura dei parchi inglesi, rinomata nel mondo, insomma. Quindi, per farvi capire che in questa metropoli ci sono anche queste aree dove poter stare intere giornate. Io mi ricordo tanti e tanti anni fa, quando venni a Londra, io stavo qui ore nei parchi, dopo ovviamente una settimana che giravo per trovare lavoro, per capire un po' come funzionava la rete di questa grande città, e mi perdevo poi nel weekend nei parchi. Vedete, qui sono raffigurate delle immagini, ovviamente fatte a mano, tutte pitturate, di come era la vita di Holland Park alla fine del Settecento e inizi del Ottocento. E ovviamente tante aree di questo parco sono rimaste uguali all'epoca. Vedete, qui venivano i signorotti, venivano i ricchi e passavano qui le loro giornate, come oggi, come tra l'altro succede oggi. Ogni parco ha la sua peculiarità, la sua differenza. Il parco è un immenso parco, si può viaggiare anche addirittura con i percorsi con cavalli. Quello di Holland Park, secondo me, io lo definisco e l'ho sempre definito un po' una bomboniera. Vedete la parte anche degli alberi appena piantati. Ci sono delle aree di questo parco che sono tenute, sono conservate dai bambini, perché qui ci sono delle scuole, non solo quelle italiane ma anche qui alcune inglesi, che li portano nei parchi a sistemare laiole, a prendere confidenza con la natura. E io credo che questo sia molto importante. Per quanto riguarda, come vedete, nessuno ha la mascherina perché siamo all'aperto, e questo è chiamato il piccolo parchettino delle rose. Come vedete, ci sono anche delle aree dove vengono mostrate delle sculture, delle pitture. Eccolo qua, i campi che vi dicevo, i campi da tennis. Ovviamente non lo posso far vedere tutto perché è immenso come parco, anche se ne vale la pena. Però dovete venire voi in questo parco e scoprirlo da soli. Molti di voi mi avevano detto: ma perché non vai mai in un parco? Ecco, ne ho scelto uno per voi. Fateci sapere, perché questa London One Tour ha molto successo e quindi noi continuiamo a farlo. Se ci sono delle aree che a voi piace vedere di Londra, fatecelo sapere, ok? Che ogni sabato e a volte anche la domenica noi andiamo in giro. Io verrò a fare un po' la perlustrazione per voi, ok? Poi iscrivetevi anche al nostro canale di YouTube, così almeno avete tutti anche i video precedenti che ho girato per voi qui a Londra, per farvi scoprire Londra, per non farvi capire solo che di questa città che si basa solo sull'economia, sulla grandi brokers, ok? Allora vi faccio vedere l'area più grande sportiva forse di questo parco, dove giocano a pallone, a pallavolo, tutto ovviamente è gratuito. Qui ovviamente anche gli animali trovano la loro tranquillità, il loro spazio. Ci sono vari ingressi del parco, ce ne sono 5. Io sono entrato dalla parte di Holland Park Road, guardate qua, e qui ecco come gli inglesi, ma non solo, anche ci sono molti italiani in questa zona, passano il sabato e la domenica. Questo è lo sport field di Holland Park. Vedete quanto è bello, e ognuno poi fa la sua disciplina sportiva. Nei commenti, io l'ho fatto in rec perché in questo parco spesso non c'è il live, quindi non so, però nei commenti fatemi sapere se vi piace che io continuo a fare
questo percorso nei parchi. Guardate anche questo cagnolino che mi guarda incuriosito, dice: ma cosa sta facendo quello? Sto facendo London One Tour per i nostri amici, anche italiani che sono qui in Inghilterra, perché molti ci scrivono, Phil, io abito qui da 20 anni, sono di Windsor, sono di Bath, alcune cose non li conoscevo. E poi naturalmente vi dico che vi porterò anche fuori Londra a breve, quindi state molto attenti che vi farò vedere anche fuori Londra, tipo Windsor, Oxford, Cambridge, e quindi vi farò scoprire anche altri angoli di questa Gran Bretagna, non solo Londra, perché uno pensa che ci sia solo Londra, ma in realtà non è così, ci sono dei paesini molto molto belli. Una delle domande a cui volevo rispondere per poi chiudere questo viaggio nel parco di Holland Park era: Phil, torneresti in Italia? La domanda a volte me la pongo, ma la risposta purtroppo è sempre la solita. Io sono qui da molto dei anni, circa 26, 25 e mezzo, quasi 26 nel 2022, e ritornare in Italia, che io amo e ci torno a volte per vacanza, ma ritornare fisso in Italia non so come mi potrebbe prendere. Ormai mi sembra essermi radicato completamente qui a Londra. Mai dire mai, mai dire mai, però al momento, vedete, poi ci sono anche gruppi di persone che si riuniscono per fare yoga, per fare ginnastica, per fare sport insieme. Sono famiglie, sono amici che si ritrovano nel parco. Allora io vi saluto con queste immagini un po' annebbiate. Oggi è un po', c'è questa nebbiolina, nonostante un'ora abbastanza buona, un sole meraviglioso. Io vi saluto da Holland Park, un abbraccio da Phil e naturalmente seguite London One Radio, la vostra amica radio. Al prossimo video, ciao!